Marco Montemagno, Internet Better Life, tu sei fermamente convinto che Internet possa migliorare questa Italia? In questo momento ci sono le condizioni giuste, secondo me. È la prima volta che ci sono una serie di fattori. Il primo è che fare una startup, ad esempio, che è fondamentale creare un'azienda se vuoi migliorare un paese per l'impatto economico, culturale, sociale. Fare una startup oggi è molto più facile, costa molto meno e quindi le barriere di ingresso che un tempo c'erano non ci sono più. Secondo aspetto è che si è spostata la battaglia, secondo me, in rete da una battaglia prettamente tecnologica a una battaglia culturale. E Internet, se si ragiona da un punto di vista culturale, noi siamo forti in Italia. La famosa frase di Benigni è che l'Italia è l'unico paese al mondo dove prima è nata la cultura e poi è nata la nazione. Però anche a livello tecnologico forse l'Italia è ancora indietro, pensa al wireless libero, gratuito, aperto a tutti, è una condizione che manca in questo paese. C'è senz'altro un problema di tecnologia e di infrastruttura, però penso anche che noi abbiamo un sacco di tecnologie che inventiamo ma che nessuno conosce. Non so, Arduino, l'hardware open source l'hanno fatto degli italiani, nell'energia abbiamo delle persone straordinarie. C'è qui all'Università di Siena il professor Pratichizzo che fa un guanto per registrare il tatto, cose straordinarie. Siamo poco bravi a comunicarlo, la lingua italiana non ci aiuta, Internet forse è la nuova lingua che possiamo usare per comunicare. Se dovessi consigliare un investimento o comunque un settore in cui guardare con attenzione anche per possibili, insomma, sviluppi imprenditoriali? Ma oggi sul web si parla molto dei flash market. Il caso più famoso è Groupon, valutato oltre il miliardo. Sono acquisti di gruppo, i vecchi acquisti di gruppo organizzati tramite internet. Ogni giorno ti danno un affare da cogliere e in sostanza le persone si mettono insieme per comprare un prodotto e lo comprano a meno se lo comprano insieme. Questo è un settore molto caldo. L'altro settore molto caldo è il tempo reale. Quindi tutte le tecnologie che permettono di comunicare in tempo reale, tempo sempre più rapido, e poi a medio periodo social network, quindi persone che comunicano in un ambiente, è un'altra delle tecnologie su cui stanno investendo gli investitori americani. Anche la formazione è importante, forse servono anche più corsi, più iniziative anche didattiche in questo senso. Come diciamo sempre, internet logora chi non ce l'ha, quindi se non hai conoscenza diventa un problema. Formazione anzitutto e poi di lì capire quali sono le opportunità.